Siamo arrivati alla parte conclusiva, siamo alla vigilia della manifestazione. Macfrut si presenta in condizione di ottima salute, aumenta in modo anche imprevisto. Questa sarà soprattutto molto più internazionale di quanto lo è stata nelle passate edizioni. Chi come me o come altri pensavano che Macfrut fosse sia una manifestazione che ha buone chance di crescita e di sviluppo, aveva riposto le sue speranze nel posto giusto, perché è così. E naturalmente diciamo che il grembo di Rimini Fiera è probabilmente il luogo ideale, il luogo migliore, perché queste potenzialità vengono effettivamente messe in campo. È un bel successo della manifestazione in primo luogo, e anche della politica che ha messo insieme le amministrazioni comunali, che sono i soci di riferimento di entrambe le due fiere. La politica delle amministrazioni comunali, dicevano, è andata in una direzione davvero nuova, con coraggio e con tenacia. Dunque una risposta sul campo, a quanto auspica anche il presidente Bonaccini, di un'unione più forte per quanto riguarda il sistema fieristico regionale. Potremmo aspettarci qualcos'altro in futuro? Di Bologna e Rimini si parla già da tempo, però ancora siamo più o meno ai blocchi di partenza. Siamo ai blocchi di partenza. Queste dichiarazioni del presidente Bonaccini naturalmente sono molto importanti, però sappiamo bene che intervengono per seconde dopo che abbiamo ascoltato quelle del precedente governatore, il presidente Errani. Anche lui voleva andare in quella direzione, e diciamo che noi tutti attori di questo sistema, compresi naturalmente gli azionisti, che sono prevalentemente quelli pubblici, in tutti questi anni non abbiamo saputo insieme manifestarci all'altezza di questo progetto, che è molto ambizioso, che è molto giusto, ma che incontra delle difficoltà che non conviene sottovalutare, che sono tuttora presenti. Questa edizione di Macfrut conterrà anche Flora Trade Show, una bella collaborazione fra Rimini e Cesena, che già dai primi numeri si può dire che ha portato un buon successo. Nello stesso tempo il suo collega di Cesena, Pieraccini, le ha lanciato una sorta di sfida per quanto riguarda la convegnistica. Per quanto riguarda la convegnistica non ho sentito cosa ha detto Pieraccini, e quindi che farà vedere i sorci verdi sui piccoli eventi, i piccoli congressi, alle carte in regola. A noi fa piacere vedere i sorci verdi, soprattutto se ci vengono mostrati dagli amici di Cesena. Il verde è il colore dell'agricoltura, loro sono degli esperti e naturalmente noi li ascolteremo e li guarderemo con attenzione. Questi problemi, chi è che mette i bastoni alle ruote in questo sistema regionale? Cioè Bologna? No, nessuno in modo particolare, non c'è un colpevole da individuare, altrimenti sarebbe troppo semplice, basta rimuoverlo. Le difficoltà sono obiettive, sono vere, sono reali. Non basta declamare un obiettivo per riuscire a raggiungerlo. Ci sono mille difficoltà e io credo di conoscerne davvero molte. Invito sempre tutti a non sottovalutarli, perché altrimenti ci condanniamo ad una delusione e soprattutto facciamo condannare chi ci ascolta, i cittadini. Questo non va bene. Quindi affrontiamole bene queste cose, con coraggio, e vediamo se riusciamo a concluderle, altrimenti dobbiamo apertamente riconoscere che è un progetto che non può andare in porto.